Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Una delle domande più frequenti che ogni nuovo giocatore pone quando inizia a forgiare è come comprendere al meglio la lista del mazzo che si ha tra le mani non appena sbustato il proprio unico, e soprattutto come capire quella dell'avversario una volta che ci si siede al tavolo mentre si affronta un match amichevole o si partecipa ad un torneo. Prima di iniziare, piccola informazione di servizio. L'Arconte del Crogiolo arriva anche su Facebook, dove verranno pubblicati i video settimanali della domenica e altre piccole chicche su quello che succederà sul e al di fuori del nostro amato pianeta al centro dell'universo. Vi invito a seguire la pagina per restare sempre aggiornati su qualsiasi sfaccettatura che arriverà in futuro. E per avvisarvi che giovedì 11 novembre alle ore 18 si terrà qui all'Aquila, in Piazza Duomo, lo Stories Festival, organizzato niente di meno che da Emalloru, dove troverete alcuni tra i più grandi creatori di contenuti italiani. Si parla di youtuber del calibro di Yakidale, Surri, Klaus, Progetto Happiness, Giovanni Fois, lo stesso Emalloru e molti altri, tutti radunati in un singolo posto. Per maggiori informazioni troverete tutto il necessario in calce al video. Vi aspetto numerosi. Ed ora, grazie all'articolo fresco di redazione appositamente creato da John Ziegler per il blog Time Shippers e condiviso in data 30 ottobre da Aurora Inara sulla pagina Facebook di Keyforge, troverete tutti i link in descrizione, scopriamo attraverso 8 punti fondamentali quali saranno i concetti basilari da ricercare in una lista quando si leggerà una carta identità arconte di Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! Le carte riportate in questo video saranno da prendere in considerazione come un punto di partenza per ogni nuovo forgiatore per iniziare a leggere in modo più attento e focalizzato una carta identità di qualsiasi avversario. Con il tempo e l'esperienza, comunque, allargando anche l'orizzonte di conoscenza delle varie carte presenti in Keyforge, riuscirete a comprendere appieno quali minacce nasconderà un deck rivale e come escogitare una strategia di controoffensiva per riuscire a neutralizzare qualsiasi insidia nemica. Il primo punto consiste nell'andare a cercare tutti quegli elementi che controlleranno la vostra riserva di ambre. Carte come Troppo da proteggere e Trapianto dimensionale saranno gli elementi rappresentativi da tenere in maggiore considerazione, ma anche Alle porte del paradiso, Principio effervescente e il più moderno Principio di immersione potranno insidiare la vostra forgia, rendendovi non semplice la creazione delle tre chiavi necessarie per aprire le cripte. A differenza dei due principi, dove più ambre avrete in riserva, meno male vi farete, per le restanti carte citate dovrete sempre giocare sul filo del rasoio, non prendendo troppo il largo con il profuso accumularsi di gemme, ma limitando sempre le giocate per non dare la possibilità al vostro rivale di trarne un vantaggio. Ovviamente dipende dal giocatore. Personalmente, ad esempio, preferisco forzare l'avversario a bruciare risorse per svincolarmi da limitazioni che potrebbero penalizzare le mie strategie di gioco. Ricordate che solo accumulando esperienza partita dopo partita scoprirete non solo tutto ciò che nasconde l'unico che possedete, ma anche il vostro personale stile di gioco. Menzioni onorevoli per Ronnie Cinturolex, Bruciare le scorte, Drumball e Lomir Pugno di Fuoco, che innescheranno il loro pieno potenziale se avrete in riserva 7 o più ambre.
Vale la pena notare che la maggior parte delle carte appena citate esistono solo nelle prime 3 edizioni del gioco. Infatti, dovrete preoccuparvi di quelle carte che aumenteranno il vostro costo di forgiata, come ad esempio Yaid Jade 4x4, Faustus il Grande e il Tenente Valmart, in aggiunta a tutti quegli elementi che andranno a fare controllo massiccio ai danni della vostra riserva, come Deuszilla, Antonio ed Invidia, che cattureranno qualsiasi traccia di Ambra che avrete in vostro possesso. Soprattutto se affronterete dei deck provenienti da mutazione di massa, ondata oscura o mondi in collisione in alcuni particolari casi. Il secondo punto da prendere in considerazione è controllare se ci saranno le cosiddette rimozioni. Ce ne sono in grandi quantità e varietà in Keyforge. Portale di Dis, ad esempio, rappresenta la punta di diamante di questa categoria. Nel caso il vostro rivale dovesse avere delle rimozioni nel suo unico, giocate con criterio le creature, soprattutto se avrete nel vostro deck una discreta quantità di effetti che proteggeranno i servitori amici sul campo di battaglia. Potrete anche giocare attorno a carte come Assioma di Grisk, catturando, se ne avrete la possibilità, più ambre possibili da posizionare sopra ogni vostro mostro per negare completamente l'effetto dell'azione di Casa Sauriani. Di solito, quando si leggerà sulla carta identità di un avversario il nome di un Boss Removal, le regole da seguire saranno 2. Contarle, perché potrebbero essercene più di una, e prendere per bene le misure, dato che se verrà utilizzata una qualsiasi rimozione e il vostro rivale non ne avrà più a disposizione, fino a che non rimescolerà la pila degli scarti per formare un nuovo deck da utilizzare, potrete settare il vostro board senza pensieri. Ma fino a che non verranno impiegate tali carte, non esagerate troppo con l'apparecchiare i servitori sul campo di battaglia. Potreste farvi molto male faticando a recuperare un vantaggio che, nella vostra mente, era oramai più che consolidato. Il terzo passo vedrà l'individuare le carte che controlleranno e o rimuoveranno gli artefatti, come Poltergeist o la più temuta Reclamato dalla Natura. Qui ci sono da fare 2 distinzioni ben precise. La prima è il capire quali artefatti si hanno a disposizione e comprendere se sono ad innesco usa e getta, come Seme di Nepente o Chiave di Dis. In questo caso anche un semplice accesso negato o Nexus potrebbero risultare fatali o ad effetto continuo che vi avvantaggeranno nelle giocate, come Cripta di Ember Oscuri, Frusta dei Sogni Infranti e Robo Codificatore, per citarne 3 tra i più importanti. In questi ultimi casi, carte come Prestito o Mano Strisciante potranno recarvi un grosso danno, privandovi del possesso dei vostri preziosi artefatti. Ovviamente, qualsiasi carta appartenente a quest'ultima categoria non potrà nulla contro rimozioni del calibro di Banco dei Pegni, Malmok, Tempo del Raccolto e le già menzionate Poltergeist e Reclamato dalla Natura. La seconda distinzione è quella che vede l'eventualità di non avere un unico che gioca artefatti. In questo caso, nello specifico, potrete saltare a pie pari questa voce. Il quarto punto sarà rappresentato da quelle carte che andranno ad alterare il flusso ordinario del gioco, come Pietra di Quixol. Quando si guarda a questo parametro, ci si deve rendere conto che esistono 2 categorie di carte che cambiano il flusso ordinario del match. Quelle che influiscono sulla modalità di gioco, che sono prevalentemente rappresentate da artefatti come Cuore della Foresta, Vortice o la già menzionata Pietra, che richiederanno una loro precisa strategia da seguire se si vuole avere una possibilità in più per vincere, e contro le quali, se non si avrà un piano pronto per riuscire a contrastarle, difficilmente avrete il via libera verso una forgiatura facile.
Il consiglio è quello di spingere sull'acceleratore finché sarà possibile per minimizzare i danni. Se invece avrete la sfortuna di vedervi giocare contro di primo turno una delle carte precedentemente citate, se non avrete rimozioni dovrete seguire il tempo dettato esclusivamente dall'unico avversario, con il rischio più che concreto di andare diretti verso un'inesorabile sconfitta. Nella seconda categoria, invece, ci sono tutte quelle carte che modificano le condizioni di vittoria, causando blocchi durante una partita. Una delle combinazioni più famose è la strega dell'occhio, in sinergia con il pendaio del dominatore e controllare i deboli. Fortunatamente la servitrice di casa selvaggi non è così difficile da far fuori, e quindi questo trio non rappresenta quasi mai una vera minaccia, ma se innescata potrà provocare grossi fastidi. Un altro elemento di disturbo molto importante è sicuramente Restringuntus, che dopo l'utilizzo di un portale di Dis con conseguente pulizia del board, se sarà da solo in campo potrà davvero fare il bello e cattivo tempo. Sapendo che nel mazzo avversario potrà esserci questo duo, non fatevi sorprendere con una mano mono casa, ma cercate sempre di avere differenziazione così da rispondere attivamente alla minaccia del demone. Se poi avrete a disposizione un mazzo di mutazione di massa, le varie icone bonus danno daranno una mano notevole a spazzarlo via senza fare una grossa fatica. I key cheat, ovvero quelle carte che faranno forgiare fuori fase, rappresenteranno il quinto punto da tenere in mente quando si guarderà una lista rivale. La carta più che iconica di questa categoria è Carica della Chiave. Che tipologia di carte del genere ha il vostro avversario nel suo unico? Se nel mazzo avrà una legge del più forte, sicuramente non vorrete fargli costruire una board imponente. Con censura andrete a controllargli la fazione Logos per rendergli svantaggioso il poterla chiamare come casa attiva in un turno. Se avranno Forgia Imperiale, le vostre giocate influiranno sul controllo delle ambre che si troveranno sulle creature avversarie. Certo, se vi giocheranno contro la combo Senatrice Shrix più tributo, la vedo difficile una qualsivoglia reazione. Stesso discorso per Chotahasri, Ranocchiave e la stessa Carica, che ben poco vi lasceranno fare se non stare a guardare mentre il vostro avversario gira chiavi indisturbato. Quindi, a parte la giara di Ethan, l'unica cosa che potrete fare sarà controllare la riserva avversaria a quel poco che serve, cercando di mettere i bastoni in mezzo alle ruote alla strategia rivale, nella speranza che, già dai primi turni, l'unico che vi ritroverete contro non prenderà troppo il largo accumulando quelle ambre che basteranno per innescare senza ostacoli le varie carte che appartengono a questa categoria. Il servitore di casa Logos di Sania appartiene solitario al sesto punto. Perché? Perché non c'è altra carta che controlli così massicciamente un singolo archivio con un ritorno così conveniente per chiunque la giochi. Utilizzando poi un deck che archivia molto, che ha elementi come Ultra Gravidon o Yad Jade 4x4, Disania potrà letteralmente far pendere l'ago della bilancia su un forgiatore a dispetto dell'altro. Sapendo che questo servitore sarà presente in un unico avversario, qualsiasi carta finirà nell'archivio dovrà assolutamente essere presa in mano nel turno successivo, per non lasciare vantaggi inutili che potrebbero penalizzarvi durante un match. Sperate quindi di farla fuori prima che entri in gioco, attraverso l'effetto delle carte Imp Vestigatore o Catena Impercettibile, augurandovi che la fortuna sia dalla vostra. Ci sono poi altre carte che vanno a loro modo ad influire sull'archivio di chi vi giocherà contro, come Tenebris, Aggraffa a Raffa e Tantadlin, ma di certo non hanno un effetto tanto potente quanto quello di Disania.
Settimo e penultimo punto, per il controllo delle statistiche generali, ovvero farsi un'idea complessiva del funzionamento del deck avversario, e quindi comprendere cosa sia bravo a fare e i suoi punti forti. Ad esempio, se vedrete uno stregone cacciatore con più copie di pixi della polvere, per fare uno degli esempi più comuni, sarà probabile che dovrete affrontare un mazzo Rush, che farà dell'accumulo ambre il suo punto forte. Se invece troverete più copie di Jade Jade 4x4, l'unico del vostro rivale farà del controllo ambre una probabile costante. Un gran numero di creature? Tenete da parte le rimozioni e così via. Ora la domanda potrebbe sorgere spontanea. Arconte, ma come faccio a capire così a primo impatto che tipologia ipotetica di mazzo mi ritroverò ad affrontare? Un piccolo consiglio per avere un buon punto di partenza sarà controllare se nella carta identità avversaria ci saranno più copie di una singola carta. Non sarà di certo un fattore che descriverà al 100% la tipologia di mazzo che affronterete, ma almeno avrete una panoramica più accurata che vi potrà aiutare a comprendere, a grandi linee, lo stile di gioco del deck nemico. Ottavo ed ultimo punto saranno le carte che danneggeranno il vostro mazzo, e per comprendere ciò dovrete conoscere a fondo l'unico che vorrete utilizzare. Ad esempio, se giocherete Sauriani nel vostro trittico, scoprirete ben presto che carte come Richiamo della Natura, Smarriti nei Boschi, Buio in Sala, Parola del Ritorno e Cuori Colpevoli saranno come una vera e propria meteora pronta ad estinguere ogni strategia escogitata in casa repubblicana. Quindi sapere che un rivale li ha nel suo deck dovrebbe influenzare il vostro processo decisionale durante un match. Se nel caso contrario non dovesse esserci traccia di queste carte anti-Sauriano, allora potrete sentirvi liberi di far scendere nell'arena i vostri servitori, magari con qualche scutum imperiale all'occorrenza, per dormire sogni tranquilli con la meccanica dell'esaltazione. Se invece giocherete un mazzo con una forte sezione ombre, che fa dell'abilità ruba un punto di forza, carte rivali come Odoak il Patrizio, Custode della Cripta, Registro della Mano Rossa e Gargantodonte potranno davvero rappresentare la morte definitiva di una delle tre casate a vostra disposizione, se non avrete risposte pronte a queste enormi minacce. Controllate infine se c'è qualche infornace, se avrete contro Dis. Non si sa mai, soprattutto se giocherete carte con molte ambre stampate, tipo Canto di Fertilità e o gli Imp della Polvere in più copie, che potrebbero rappresentare la vostra rovina se ci sarà il Demone nei Paraggi pronto ad aggredire la pila degli scarti. State attenti anche alle vostre mastodontiche, dato che se si va a depurare una sola parte di esse, vi ritroverete con due carte quasi morte nel mazzo. Quasi, perché almeno con Sta Tornando si potrà ottenere sempre un'ambra derivante dal bonus. Altre risorse utili. Potrete trovare altri interessanti spunti di riflessione sull'argomento nell'articolo scritto su Reddit da CMDR Supagot e sul post di Aurini Nara sul come leggere una carta Arconte in mondi in collisione. Come sempre, vi lascerò i link di entrambi i trafiletti e quelli di ogni singola carta trattata in questo video in descrizione. Conoscere il proprio nemico per anticiparne le mosse e batterlo lì dove si sente forte, sicuro. Ma non dimenticatevi che voi non sarete mai immuni da quest'ultima affermazione. Per questo ritengo che l'ultimo punto, quello di comprendere attraverso le carte rivali quali corde più cedevoli del vostro mazzo si andranno a toccare, rappresenterà invece, per voi, un punto di svolta positivo non indifferente.
Sì, perché se conoscerete i vostri punti deboli, saprete come giocarci attorno senza offrire il fianco all'avversario. Quindi giocate, testate i vostri unici preferiti fino a quando non li conoscerete così a fondo che riuscirete a vincerci anche con i peggiori gruppi di carte male assortiti della vostra collezione personale. Facendo ciò, quando andrete a visionare un deck rivale, potrete spendere i 2 minuti che serviranno a visionare la lista di un mazzo in modo più produttivo, consapevole e pronto nell'affrontare ogni ostacolo che si frapporrà fra voi e la forgiatura della tanto desiderata terza chiave. E voi avete mai avuto difficoltà a leggere una carta identità? Fatemelo come sempre sapere nei commenti e magari come avete anche imparato a farlo e quali sono i fattori fondamentali da andare a cercare per farvi piacere un mazzo piuttosto che un altro, così da poter aiutare l'intera community a creare un reciproco e costruttivo scambio di idee atte a far conoscere ancor di più l'esperienza di ogni forgiatore appena arrivato sul crogiolo o veterano della forgia che sia. Coraggio allora, affinate la vostra capacità di giudizio per farvi trovare pronti alla controoffensiva, quando un qualsiasi avversario vi scaglierà contro la sua arma più potente. Il cammino per diventare uno dei migliori forgiatori sul crogiolo parte proprio da qui. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione, potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando durante una partita verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.